In Lucchesia recentemente due consigliere comunali di partiti opposti sono state pesantemente insultate sui social con volgari espressioni sessiste. Ma il mondo politico ha fatto subito scudo e per una volta imboscati web sono rimasti senza pubblico. Rimane la patologia. Gli odiatori sono affetti della sindrome del diverso. Provano paura. E nei casi più seri, terrore, anzitutto di chi non piace, poi dello straniero, lo scuro di pelle, l'eccentrico, fino a riconoscersi soltanto nel proprio sosia e il branco dove pascola. Nel caso Lucchese, e nei tanti casi analoghi, l'insulto a sfondo sessuale segnala che il deficit nasce sostanzialmente nella famiglia, la scuola, lo sport di massa ed altre forme di aggregazione sociale. Un solo esempio. La figura del capofamiglia, con il suo autoritarismo per legge, è scomparsa dai nostri dati anagrafici decine di anni dopo gli altri paesi europei. E così è la famiglia patriarcale, la scuola che si ferma alla Prima Guerra Mondiale, lo sport urlato, hanno finito per seminare approssimazioni o scarso rispetto per gli altri. Ed è proprio questa arretratezza culturale che genera l'insulto sessuale o ci fa fare una risata sopra, quando non vi colluda.